La preparazione di Caltanissetta che esiti sta dando? Indubbiamente molto buoni, se non altro per le caratteristiche tecniche dell'impianto e soprattutto per l'accoglienza e la familiarità di questo popolo, che è assolutamente meraviglioso, ci fa sentire a casa nostra ovunque noi siamo. Il calore della Sicilia, insomma, ce lo porteremo sicuramente dietro in tutti gli impegni internazionali che dovremo affrontare quest'anno, e sono molti, in vista in particolar modo del campionato del mondo che si terrà a Monaco, dove ci saranno a disposizione le carte olimpiche per Londra 2012. Abbiamo trovato delle bellissime giornate con anche del caldo e ci stiamo allenando per la prossima trasferta di Pechino. Quali sono le condizioni ottimali per prevalere? Guardi, quelle durante la gara, uno quando è preparato dal meglio di se stessi, e poi le condizioni uno le prepara andando avanti così nella gara. Quelle interne, quelle esterne invece? Quelle esterne sono imprevedibili. Come bisogna prepararsi a queste variabili? Importante è dare il meglio di se stessi sempre, anche con le condizioni imprevedibili. Poi ci sono bisogna avere pure delle volte un po' di fortuna, comunque sia, uno quando dà il massimo di se stessi rende anche quando le condizioni sono pessime. Qual è l'avversario più temibile per le prossime competizioni? Sicuramente io ho sempre sostenuto che l'avversario più temibile è il piattello. E qui siamo la seconda volta che veniamo in questo impianto per un raduno e abbiamo visto che è l'ideale per mettere a punto le ultime cose. Saremo impegnati tra un mese più o meno nella prova di Coppa del Mondo in Cina. Cerchiamo di trarre qualcosa di buono da questi due giorni per poi utilizzarli quando sarà il momento. Cosa promette questa nazionale? Com'è? Cosa promette questa nazionale? Ma questa nazionale, come sempre, credo possa promettere innanzitutto l'impegno, la volontà di fare il massimo di quello che possiamo fare. So che spesso ci è chiesto di fare bene, purtroppo non sempre ci riesce. Noi, da parte nostra, la cosa che, ripeto, possiamo promettere è l'impegno costante tutti i giorni per cercare di arrivare agli appuntamenti importanti preparati. Poi purtroppo lo sport, il nostro sport, ma come lo sport in generale, è fatto anche di momenti in cui le cose non vanno per il verso giusto. Un siciliano nella nazionale è un grande orgoglio. Sì, sicuramente un piacere immenso, e poi ricevere la nazionale sui nostri campi per questo allenamento, uno stage di 3 giorni. Proiettato soprattutto sulle prossime prove di Coppa del Mondo, sul Mondiale di Monaco, un appuntamento importantissimo per il tiro a volo, perché è l'appuntamento più importante dell'anno, dove si assegneranno le prime carte olimpiche, quindi i primi pass per Londra 2012. Quest'oggi è una sensazione favolosa vedere tutta questa gente che è venuta da tutta la Sicilia a vedere all'opera me e i nostri campioni che ci hanno raggiunto sui nostri campi. È un piacere, la giornata è bellissima, speriamo che sia il punto di partenza per un lungo futuro di questo sport, che purtroppo da noi è poco conosciuto. L'auguro mio è proprio quello che sia proprio un inizio per dare luce a questo sport.